Siamo trovati Gesù e Maria. Inizia questa decima settimana dell'anno feriale con due bellissime parole d'ordine, molto gradite e care sicuramente alle nostre orecchie e al nostro cuore, e che per noi figli di Dio cristiani non sono semplicemente pie speranze o santi auspici, ma possono e devono essere realtà. La prima lettura ci parlava di consolazione che Dio in Gesù Cristo riversa nel cuore dei suoi figli, perché non c'è nessuna afflizione che non sia consolata da Dio, e anche se dovessero abbondare le sofferenze, che per noi sono sempre sofferenze di Cristo in noi, sovrabbonderebbe la consolazione. Da cosa dipende questo? Da una cosa molto molto semplice: che a differenza degli altri uomini, non è che i cristiani non soffrono, ma i cristiani sanno soffrire, perché soffrono in obbedienza assoluta, in adesione assoluta ai divini voleri. Quindi non soffrono come molti uomini che, come dire, soffrono semplicemente perché si autoinfliggono delle sofferenze, vivendo disordinatamente e nel peccato, e quindi anche se non lo sanno, autocondannandosi alle più brutte delle sofferenze che possono esserci, perché il peccato produce morte e male nel nostro cuore. I figli di Dio soffrono soltanto quello che la divina provvidenza dispone che sia giusto che soffrono attraverso la croce, e lo fanno con gioia. Io poco prima di iniziare la Santa Messa, mentre aspettavo che arrivassero i penitenti in confessionale, stavo meditando un po' la passione di Gesù secondo gli scritti della Vincarneta. E Gesù in croce diceva che lui era tutto contento, guardate pure in mezzo a mari di dolore indicibili, perché stava soffrendo in obbedienza alla volontà di suo Padre, e questo gli dava la gioia. Il Vangelo ci dicono un'altra bellissima realtà. La prima lettura c'è la consolazione, nel Vangelo c'è l'altra parola, beatitudine. Voi sapete che beatitudine significa nient'altro che felicità. La beatitudine è la condizione che hanno le anime sante in paradiso. Noi non possiamo immaginare quanto sono felici, però lo possiamo, come dire, pregustare e preimmaginare se abbiamo le beatitudini evangeliche. Queste cose non sono dei sogni, come dire, irraggiungibili, ma se io con l'aiuto di Dio divento povero in spirito, cioè umile, santamente afflitto, afflitto non vuol dire piagnone, d'accordo, ma sinceramente pentito dei miei peccati profondamente, quindi capace di distaccarmi da tutto e di distaccarmi da ogni cosa che sappia di mia propria volontà. Se divento mite, cioè mansueto, calmo e dolce con tutti, se faccio della santità l'obiettivo principale della mia vita, per farmi essere della giustizia, se pratico la misericordia a tutti i livelli, fatto già la teomania anche qui a Sermoneta, le sette opere di misericordia spirituale e corporale. Se ho una purezza talmente grande da non essere soltanto puro di corpo, di occhi e di lingua, ma anche di cuore, quindi non conoscendo neanche dove si trovi l'impurità, se costruisco la pace prima in me stesso e poi negli altri, e se accetto di soffrire per volontà di Dio i disprezzi, le critiche che derivano dall'essere male perché c'è di seguire Gesù, Gesù dice sarai beato già qui sulla terra. Noi molte volte pensiamo che qui su questa terra, che certamente ci sono un po' di croce, un po' di tribolazione, per carità, noi pensiamo sempre che la terra è un posto brutto dove si soffre, e poi speriamo che in paradiso non soffriremo più. C'è qualcosa di vero in questa ovviamente immagine, però per noi non è proprio così, perché se vivo queste cose, noi il paradiso lo possiamo anticipare veramente sulla terra, non per scherzo. E se uno vede, legge, studia le vite dei santi, anche di quelli fortemente tribolati, i santi, prima che persone che sono stati eroi della fede, erano persone felici. Di quella felicità, quando uno incontra qualche santo sulla terra, sperimentando nel giro qualcuno che deve averne conosciuto, si legge e si proprio traspare dai volti e dagli occhi che c'hanno, che sono pieni di gioia e di amore, e anche se tacciano e anche se non fanno niente, ti trasmettono la profonda beatitudine che c'è nella tua anima. Ecco, dobbiamo chiedere
al Signore per l'intercessione di Maria, che ci conceda di vivere in questo modo, soprattutto di comprendere che queste cose non sono riservate a categorie particolari di persone, è riservato a ogni battezzato, purché cominci ad aprirsi sul serio veramente a tutti i doni, a tutte le bellezze e anche a tutte le esigenze della vita cristiana. Sapete, i grandi doni, le grandi grazie costano poco, quindi per poter vivere questo è chiaro che dovete avere una vita interiore intensa, una vita cristiana impegnata per ricevere queste grandi grazie. Consolazione continua e anticipo già su questa terra della beatitudine eterna del cielo. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.